c'è un angelo che pare in atto di allontanarsi da qualcosa a cui fissa lo sguardo. Ha la bocca spalancata, gli occhi aperti, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato e dove ci appare una serie di eventi, egli vede solo una grande catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, ridestare i morti e ricomporre l'impranto. Ma una tempesta spira dal paradiso che si è impigliata nelle sue ali ed egli non riesce più a chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente verso il futuro a cui volge le spalle. Ciò che noi chiamiamo progresso è questa tempesta. Ricordo ancora quella sera in cui mi parlasti dell'angelo della storia. Non avrei mai immaginato che adesso ci saremmo ritrovati così. Se mi senti, vorrei che tu potessi seguirmi. Vorrei che tu seguissi il suono della mia voce come il tuo angelo segue il suono di quella tempesta che noi chiamiamo progresso. Seguimi, ma come facevi a quel tempo, ricordi? Da lontano mi guardavi camminare tra la gente in un silenzio tutto tuo. Tanto alla fine lo sai che sarò io a tornare da te. Quell'anno Quell'anno nessuna donna concepì dei bambini. La storia continuò negli anni seguenti, fino a che un'intera generazione si esaurì senza che ne venisse al mondo una nuova. Ad eccezione fatta per alcune reazioni violente a quella piaga devastante, più tardi conosciuta come Medioevo dell'utero, incendi di edifici, distruzione di monumenti e di simboli nazionali, tentativi di omicidio contro persone che gli aggressori ritenevano colpevoli della disgrazia che li colpiva. Tutti gli altri
abituati a contenersi, tenevano a freno lo sconforto e solo in privato davano sfogo all'angoscia che li spingeva la notte a strappare i cuscini con i denti, a scrivere lettere frenetiche o incoerenti a Dio o al male in persona, a rimanere impassibili, ore e ore, immobili, canticchiare vecchie canzoni nostalgiche o a divorarsi le unghie fino all'osso, a tirarsi colpi di rasoio sui posti nascosti e sensibili del corpo fino a fare colare il sangue necessario a placare il sacrificio umano e quel bisogno ancestrale di autopunizione sempre dietro a porte chiuse a chiave. Con le luci roventi puntate su quell'unico punto, l'interminabile macchia di sangue, sempre, sempre nello stesso punto. Così che quel tempo era nato in ogni casa, in cucina, in salotto, in camera da bagno, in camera da letto, nei corridoi, una specie di altare dove ognuno trovava pace e rifugio quando il corpo non poteva più sopportare il peso dell'altro corpo, quello dalle mille teste, insaziabile. Singolare. Anarchico, immortale, che si dibatte in tutti quei corpi che hanno pulsioni stravaganti e crudeli perché la guerra. Che con brevi e ingannevoli tregue durava ormai da più di 1000 anni. Aveva visto negli ultimi mesi una svolta decisiva e anche se era da tanto che non si sentiva più dire l'esito della battaglia è a nostro favore, la vittoria ci sorride, abbiamo vinto anche la terza guerra, pareva avviarsi verso un barlume di esito finale, come fosse una remissione quasi postuma di una malattia incurabile che d'un tratto si manifesta nei territori del corpo ingannato e ne stacca le carni dalle ossa con uno schiocco sordo che pare essere una vibrazione stonata di tutti i legamenti della macchina umana. E quando un mattino venimmo a sapere del suicidio simultaneo di 2 generali, uno dei quali per di più di fronte ai suoi soldati al momento dell'appello mattutino. Nessuno ebbe più dubbi che l'armata nemica avrebbe varcato la frontiera da un momento all'altro, ponendo così fine ad un caso che teneva in sospeso un popolo intero, sfinito dagli intrecci della sua storia ed incapace di resistere al richiamo pressante di un egocentrismo innato e di un disprezzo frenetico ma cosciente verso tutto quello
che contribuiva alla sopravvivenza della nazione. Il che significava né più né meno che l'idea stessa di nazione era ormai morta per sempre. Nel caos generale, lungo le carovane, si sentivano le persone. Cantare in coro, si vedevano ballare in mezzo alla strada, sul viso, l'espressione di gente liberata da un peso enorme, il quale lo sapevano tutte. Pareva che d'un tratto, ma il processo era durato secoli. Un cambiamento radicale ed irreversibile si fosse prodotto nel tessuto etnico di quel mondo all'annuncio che il fronte sud aveva ceduto. Cosa che fu confermata anche dal discorso del Presidente della Repubblica, il quale ricordò una volta per tutte il dovere che ciascuno aveva di preservare l'eredità del passato e l'obbligo morale di non far crollare la dignità del paese. Chi ascoltò il discorso del presidente si fece uscire di bocca le peggiori offese contro il presidente, il suo discorso e il paese stesso, e incitò persino i bambini a ripetere in coro le ingiurie scandendole, battendo le mani. Vecchie che avevano visto tantissime volte fatti del genere, che avevano vissuto massacri, esodi, asservimenti, persecuzioni, che avevano vissuto invasioni di barbari e di civilizzati di ogni genere e che avevano visto città fiorenti, floride foreste,
e pianure feconde bruciare come torce senza che nulla rimanesse in piedi del lavoro di generazioni e generazioni, e ragazze violentate nelle case in rovina 10-20 volte da soldati scatenate e infine sventrate con la baionetta, neonati decapitati al volo con una sciabolata oppure ammazzati a bruciapelo ancora in braccio alla madre, famiglie cacciate dalle proprie case e decimate con una raffica dietro l'altra come fossero tortore, acque rese rosse come rose per via del sangue, e persone impazzite da orribili sciagure che corrono qua e là nere di lacrime, urlando come sciacalli prese nella fredda vertigine che rivela il vuoto rovente della vita nell'incubo della trasgressione. Di quel limite che la rende intollerabile come una manciata di carboni ardenti in bocca. Vecchie. Che non sapevano nemmeno quanti anni avevano. Portate sui tetti delle automobili come reliquie di ignoti e antichi santi. Che? Invece di farsi il segno della croce, sentendo l'appello angoscioso del Presidente della Repubblica, si sputavano nel palmo della mano e facevano tutte insieme, ammiccando l'aria complice, il gesto che fanno gli uomini quando vogliono fare capire, senza dire nulla, che uno si è rincoglionito a forza di seghe. E intanto, intanto nulla poteva più rimanere nascosto. E le notizie, confuse e contraddittorie, producevano nella popolazione ondate di esaltazione che si annullavano l'una con l'altra, senza mai produrre nemmeno una briciola di ottimismo. Al contrario, le speranze diminuivano senza sosta. Nulla era in quei momenti più vago della parola speranza, più oscuro del suo significato. Nel caos generale, un sentimento improvviso di asfissia, di impasse, di assedio, di accerchiamento, di intrappolamento, di soffocazione, fece sì che la popolazione iniziasse a girare a vuoto intorno alla gente che correva per le strade, fino a che ad un certo punto tutti si fermarono. E si misero ad aspettare. In quei momenti esistevano solo sentimenti collettivi. Tutti come un'anima sola sentivano il bisogno di lasciarsi andare a qualcosa che si sarebbe scagliata contro di loro, segnandoli di un marchio indelebile. Sentivano il bisogno di cambiare fede, di passare ad un'altra dimensione,
di subire una metamorfosi totale, di rinnegare la propria lingua, di mettersi a dire e a fare cose che prima avrebbero considerato terribili, di arrendersi alla bestialità con la predisposizione di chi? Non crede più a nulla di ciò che la sua civiltà ha accumulato finora. Nulla merita più la loro fiducia. L'unica cosa che sanno dire è che si augurano una grande catastrofe con loro dentro. Quel male irreversibile che si compie quando il corpo è invaso dal subdolo presentimento della sua morte che fino in quel momento ha agito nel medesimo segreto della creazione artistica e che viene scosso internamente da un terremoto misterioso che lo disperde in migliaia di milioni di rovine, ognuna delle quali presa di per sé non significa nulla, ma che tutte insieme portano alla superficie delle acque agitate della carne quel sole oscuro. Quella luce primordiale, bellezza, attonita, quella sostanza segreta che emerge al momento di simili catastrofi al solo scopo di contribuire alla rapida decomposizione di un ordine perfetto e armonioso. Ormai arresosi di fronte al divorante luccichio dello specchio che nessun fiato può spegnere e che si muove senza sosta attorno alla nostra vita, rifrangendola in un deserto di migliaia di guizzi di cocente illusione. Chi non ha visto la gente morire per le strade, schiacciata dalla mano di un maglio invisibile o asfissiata come topi nelle gasiere di motonavi, non può capire che cosa significhi, che cosa sia la morte di un paese. Come non lo può capire chi non ha visto il suo corpo ingiustificato, ozioso, insignificante, indesiderabile, forza motrice rotta, sradicata, sferzata via dal fuoco interno dell'emozione. Il fatto stesso
di assistere ad una morte così grande come quella collettiva della nazione. Finisce per esaurire ogni vita. Ci vorrebbero molti tomi per contenere tutti i sogni e le allucinazioni di quei soldati. Che appena usciti dal parossismo della loro crisi si raccontavano le proprie sofferenze con l'impazienza di chi voglia trasferire nell'animo dell'altro il peso che affligge la sua. C'era tra di loro una comunanza di sogni e di allucinazioni, e molti attendevano la notte con terrore, perché ad una certa ora, a mezzanotte, sentivano da dietro le ossa del cranio sollevarsi un'onda sorda e il cielo intero comprimersi dentro di loro e in testa un esplodere di galassie, spazi immensi, il cui silenzio battente li costringeva ad emettere grida insensate, torcendosi come per il mal di luna. Molti di loro impazzirono. Decine e decine di generazioni di soldati furono finiti dagli stessi sogni che tornavano e ritornavano. Altri sprofondarono in un languore irreversibile che li portava a trascinarsi come anime disarticolate attorno a carri armati arrugginiti, morti in formazione, cui solo la morte avrebbe dato forma stabile e definitiva. Il paese, oltre che dall'armata nemica, era circondato dal tessuto immateriale ma indistruttibile degli orribili disturbi mentali dei suoi soldati, che aspettavano soltanto la fine, piangendo di impazienza, perché avevano visto con i propri occhi il midollo imputridito delle ossa della propria carne.
dopo un primo momento di paura, di stupore, di indignazione e di protesta da parte della popolazione civile, che in fin dei conti di fronte a quel crollo morale provava un'allegria indicibile. Tutto finì in burla. E iniziarono a circolare tantissimi aneddoti blasfemi che trascinavano nel fango la storia e 14 generazioni di eroi coronati di alloro, le cui descrizioni crude e ben azzeccate producevano risa irresistibili. È in quelle ore che si compì il passaggio da un ciclo storico all'altro. Irrevocabilmente, a suono di risate. Perché? Il mondo dei morti è quel relitto triste e superbo che miglia e miglia lungo il nastro argentato delle acque ci tiene chiusi nel suo ventre e ci permette nei momenti di sconforto più totale di creare similitudini il cui carattere di immagini fittizie da sollievo al sangue, al suo frenetico scrosciare sulle nostre nude ossa deserte. Cos'altro è il paradiso? Se non il passaggio dell'anima dal sonno della lingua al regno vibrante, sicuro, infallibile, inafferrabile della parola che vive. L'immortalità sono le parole. Il regno dei cieli è un'anima che parla senza freno.
quell'anno in cui nessuna donna concepì dei bambini. Ebbero luogo la maggior parte delle cospirazioni politiche nelle più alte sfere dello Stato. Mandrie di deputati che si vendevano, che entravano tronfi nel partito diametralmente opposto al solo scopo di soddisfare ambizioni personali o familiari. Uno di loro, dicono, accettò addirittura di diventare ministro pur di dare l'ultima gioia alla vecchia madre morente, che si rodeva l'anima all'idea di vedere il figlio invecchiare da deputato. I governi si succedettero l'uno all'altro ad una velocità vertiginosa, in un febbrile rincorrersi di crimini, di sconfitte, di manifestazioni di impotenza che sconfinavano nella paralisi culturale del paese. Patrioti e nazionalisti inferociti misero in salvo enormi fortune all'estero, grazie all'aiuto di regimi che si specchiavano l'uno con l'altro e che alcuni contribuivano addirittura a mantenere al potere grazie ai loro soldi e alle proprie conoscenze. Seguaci fanatici di capi politici defunti li sortirono dalle tombe e, sollevandoli nelle bare fangose, li portavano in giro per le strade reclamando con slogan estremisti il loro ritorno alla vita politica, perché sostenevano che soltanto loro erano capaci di salvare il paese dalla sparizione totale. Oratori fanatici si affacciavano ai balconi esortando la folla confusa a rinnegare la vita, a nutrirsi soltanto di radici, a riprodursi andando a letto con statue mutilate, applicando programmi politici presi a prestito da altre epoche. Gli omicidi arrivarono ad una frequenza ed una crudeltà impensabili. La gente spariva la notte e nessuno ne sentiva più parlare. Dappertutto venivano messi su plotoni di esecuzione improvvisati che fucilarono in nome dell'integrità territoriale, dell'indipendenza nazionale e della purezza della razza. Le previsioni più cupe dei medium cominciarono ad avverarsi. In nessuna libreria o biblioteca furono più presenti dialoghi di Platone. In nessun pezzo musicale si sentì più suonare un violino. I romanzi si ridussero ai loro dialoghi e i testi teatrali alle loro didascalie. Le diagnosi dei medici si rivelarono sempre sbagliate e camposanti interi salirono al cielo come stormi di uccelli fosforescenti. Le leggi furono annullate. In un istante si realizzò il sogno di generazioni e generazioni, e cioè la fine dell'uomo unidimensionale. Nacquero nuovi delitti dell'istinto, mentre quelli secolari smisero di suscitare alcuno scandalo e furono anzi riconosciuti di sostegno alla politica nazionale, sia estera che interna. Le parole acquisirono un'importanza e un'intensità senza precedenti, così che la gente rifletteva a lungo prima di sceglierle, perché alcune potevano bruciare la lingua per sempre. Tutti furono dichiarati santi e iniziarono a venerarsi l'uno con l'altro. La Chiesa emise un'enciclica che imponeva sanzioni severe a tutti gli uomini e tutte le donne che non osavano rivelare pubblicamente l'altro loro sesso, quello che per legge di Dio e di natura è inscritto nella struttura stessa dell'uomo e ne costituisce il mistero della sua dualità, il che ebbe come effetto immediato quello di riempire le strade di uomini vestiti ostentatamente da donna, profondamente convinti di essere portatori di un dono divino, mentre le donne, finalmente affrancate dal desiderio dell'uomo,
si concedevano alle gioie dell'appropriazione mentale e davano la caccia alle altre donne persino nelle chiese, all'ora della messa, celebrata da preti rasati dalla testa ai piedi, vestiti di tuniche tessute da ragni, completamente nudi sotto, atroci simboli al collo, che celebravano e benedicevano il pane e il vino su altari coperti di fango sanguinolento, scossi da spasmi divini, che trasformava ogni domenica masse di fedeli in assemblee di eletti, che vedevano finalmente Dio con i propri occhi, estasiati, grazie ai codici che regolamentavano la sua rivelazione. La sterilità delle donne, il numero sempre crescente di malati e disperati. L'inevitabile crollo dell'integrità nazionale. L'immaginazione febbrile di tutto il popolo. Prepararono un'accoglienza trionfale alle truppe nemiche nella capitale. Tutti, malati e vecchi, erano ormai rimaste soltanto queste due categorie. Si aspettavano dal nemico ogni bene, tanto grandi erano lo sbigottimento, la paura, la delusione, la frenesia che avevano dominato fino ad allora. La gente correva lungo le strade tutto il giorno, ridendo senza sosta, come si ride in sonno, ed una luce carica di dolore e di amore non consumato vagava in alto nei palazzi, perché si erano accumulate tante cose nel cuore degli uomini. E il cuore degli uomini non ce la faceva più a tenerle dentro. Era arrivata l'ora. Fu ridisegnata la mappa delle città, che furono rase al suolo e ricostruite. Lo sfruttamento del sottosuolo passò ad altre mani. Il nome del paese cambiò. Il nuovo. Non ricordava in nulla l'antico. L'occupazione durò in effetti secoli. Il tempo necessario a fare scomparire i confini tradizionali del paese e a dargli un posto
nel nuovo ordine che ormai dominava in tutto il pianeta. Ciao. Mentre un giorno la lingua cessò e incominciò ad esistere come una reliquia, un'essenza di altre epoche, una massa labirintica e compatta di un numero incalcolabile di pagine, ormai circondate dal cerchio infrangibile del tempo che le proteggeva nel chiarore di una pace sovrannaturale. È lì che si racconta della sterilità delle donne di quel famoso anno. Sono le pagine di un capitolo polifonico e molto ricco che sotto il nome di Testimonianze dagli anni della grande sconfitta comprende molti documenti, fotografie, articoli di giornali, statistiche, testimonianze in prima o in terza persona, descrizioni letterarie o dalle pretese letterarie. Su quel periodo storico che è entrato, assieme ai suoi orrori, nel regno della più crudele immaginazione. E benché rimasto completamente inesplorato, nessuno infatti cerca di spiegarlo in modo scientifico, ci si contenta che sia terminato. E tanto basta. A tutti coloro che vedono nell'umanità un fenomeno universale che produce in eterno cicli. Cicli cicli dopo cicli dopo cicli dopo cicli. Cicli che quando si chiudono giustificano il proprio produttore, giacché ne diventano l'espressione suprema del suo manifestarsi nel mondo. E in questi cicli, si sa, le urla degli individui non si sentono.
odio questo paese. Mi ha mangiato le viscere. Scrivo a te perché assieme abbiamo desiderato che queste viscere fossero feconde. E questo desiderio ci ha unito notti dopo notti e anche alcune ore del giorno. Quando un miracolo improvviso ci faceva dimenticare del terrore che scorreva lungo le strade come nelle nostre vene. Quegli orrendi notiziari che ci impedivano persino di guardarci, letti da presentatori pazzi da legare. Le urla delle persone in strada che sovrastavano qualsiasi cosa, persino la sirena delle ambulanze. Io non avevo mai pensato che la voce umana potesse raggiungere toni così acuti. Essere così grave, imponendosi fino a sconvolgere ogni cosa. Ma insomma, non sono mai riuscita ad abituarmi all'essere umano, ma questa è soltanto una delle mie tante mancanze. Adesso ho fretta di dirti alcune cose. E queste saranno le ultime parole che avrai da me. Odio questo paese. Mi ha mangiato le viscere. Me le ha mangiate. Una donna non può vivere con queste viscere dentro. Se ci penso mi viene da vomitarmi, mi sento vomito e forse lo sono veramente, ma una donna non è come un paese che dà un valore alle sue rovine, ai suoi monumenti, alle sue tombe, le svaluta in cambio di valuta nazionale e ci campa sopra. Io non sono un paese, non sono questo paese. Questo paese è coprofilo, necrofilo, sodomita, puttana, magnaccia, criminale. Io voglio vivere, vorrei vivere. Sarei felice adesso se avessi ancora voglia di vivere, ma questo paese, come un cancro, mi ha divorato i seni, il cervello, l'intestino. Mi ha riempito le vene della sua terra e mi ha fatto marcire il sangue. Si è seduto sul mio cuore e l'ha spezzato a colpi di infarti e di embolie. Ogni sua legge è un infarto, ogni sua regola è un'embolia. La sua storia mi fa tremare come se avessi il Parkinson. La sua geografia è la mia asma. Sempre sento il suo giogo sulla mia nuca. Sempre ho i brividi di fronte a questo suo eterno attaccamento ai fantasmi, ai plagi, alle scorciatoie, ai cervelli ottusi, alle rovine, agli eroi. Questo paese è la nostra maledizione. Ci farà morire. Ci sterminerà. Come facciamo a salvarci? Come facciamo a resistere? Com'è che non siamo ancora impazziti per colpa di quel cane, cappio, garrota vivente, strangolatorium, con i suoi sgozzatori ufficiali che fanno discorsi ufficiali di fronte ad altri sgozzatori ufficiali in cerimonie ufficiali? Ogni poro è uno stiletto, ogni angolo è un pugnale, ogni millimetro una trappola mortale piena di veleni, di coltelli affilati. Ci cacci la testa dentro la tua merda, ci prendi a calcio, ci soffochi, ci strozzi, ci dividi, ci condanni. Troia di un paese venduta, infetta, pulciosa. Ti odio, non lo sopporto, non lo sopporto, non lo sopporto. Ti odio, infanticidia, guercio, storpio, zoppo. Cane, diavolo, mese bisestile, ti odio, morirò mostro e continuerò ad odiarti. Io voglio scrivere inni contrari a quelli che sono stati scritti in tuo nome. Ti voglio fucilare di parole. Voglio seppellirti con le mie mani come si seppelliscono i cani. Io non sono più una donna. Tu non sei più un uomo. Questo paese ci ha preso tutto. Ma cosa diventerà quando non sarà rimasto nulla di noi? Che
che cosa rimarrà di lui. Quando noi non ci saremo più. La sua terra ha preso la mia forma. Il mio corpo ha le sue dimensioni. Porto dentro di me il suo destino. E muoio. Muoio. Muoio come un paese.